Alberto Bisin, Department of Economics, New York University. Buon pomeriggio, ben ritrovato. Grazie, grazie, grazie mille, grazie a voi. Allora, questa è l'ennesima proposta, abbiamo visto ecco, tantissime bot risposta, però nulla era concordato sinora. Secondo lei questa è la volta buona? Io credo di sì, credo che ci siamo, è una proposta che mi pare ragionevole, è un relief plan, quindi niente, sembra, niente assegno in tasca agli americani, ma credo che in realtà era quello che forse Trump avrebbe preferito, ma insomma comunque è una proposta molto ragionevole, mi sembra che sia nell'interesse sia dei repubblicani che dei democratici, quindi credo che riusciranno a farlo passare, sì. Ecco, uno sforzo molto importante che arriva proprio verso la fine dell'amministrazione Trump. Poi dall'altro canto, ieri abbiamo avuto modo di confrontarci durante la nostra programmazione in inglese ecco, con un ospite che molto probabilmente fa parte dell'ala repubblicana, perché ha dichiarato in diretta che comunque questo relief package, come lo ha chiamato appunto lei, non è così urgente, in quanto i risparmi degli americani sono ad una percentuale molto alta, tra il 13 e il 14%. Secondo lei è così o invece è un pacchetto di aiuti fiscali ecco, molto urgente? No, io adesso non so da dove venga questo numero, bisognerebbe capire bene a cosa si riferisce. Ma credo onestamente che il pacchetto sia urgente, sia particolarmente urgente come relief package. Il fatto che una parte diciamo del pacchetto precedente sia stata risparmiata, credo che questo sia quello a cui si riferiva la persona con cui parlavate, non vuol dire molto, ovviamente. Fino a ieri non si sapeva se ci sarebbe stato un nuovo package, quindi è chiaro che se io ho dei problemi e non so se ricevo qualcosa a breve, devo risparmiare quello che ho, quindi non credo che, diciamo, questa questione del risparmio del pacchetto precedente non credo sia una questione rilevante. Credo che oggettivamente in questo momento anche negli Stati Uniti, nonostante l'arrivo del vaccino, l'epidemia sta prendendo una piega ancora parecchio brutta, e quindi è chiaro, a New York si parla ad esempio di tornare a chiudere i ristoranti all'interno. È chiaro che diciamo gli small businesses hanno bisogno di un relief package, io non credo, e non sono solo gli small businesses, anche, diciamo, gli individui, in riferimento tipicamente al pagamento degli affitti e queste cose. Io credo che non ci siano dubbi che ci sia bisogno abbastanza urgentemente. Lei che cosa si attende delle prossime due riunioni della Fed, che si dice che saranno cruciali, anche perché arriva un nuovo capitolo nella storia degli Stati Uniti con la nuova amministrazione Biden, della quale parleremo tra pochissimo, ma prima vorrei sentire appunto che cosa si attende della Fed. Molto difficile prevedere cosa succede alla Fed, onestamente no, non lo so. Mi aspetto che attendano, fondamentalmente, proprio per quello che dice lei, cioè in generale ovviamente ci sarà un grosso cambiamento nel modo in cui il Tesoro si interfaccerà con la Fed, e credo che la Fed lo aspetti con trepidazione questo nuovo momento, l'arrivo di Yellen, e credo che quindi, sì, non lo so, sui movimenti, i movimenti dei tassi e queste questioni, ovviamente per me almeno assolutamente impossibile prevedere, nel breve termine è impossibile, poi immaginare cosa succederà nel lungo termine è un pochino più facile, ma nel breve termine no. Allora, vorrei parlare del nuovo capitolo degli Stati Uniti, ovvero il trio Biden, Yellen e Powell. Che cosa cambierà per gli Stati Uniti sia dal punto di vista di politica fiscale, ma anche misure di politica monetaria? Perché si dice che molto probabilmente ci sarà una collaborazione più importante tra il Tesoro e la Fed, una collaborazione che in questo momento sembra mancare. Sì, dunque, la questione della collaborazione è una questione sempre un pochino complessa, no? Diciamo, come economista tendenzialmente
gli economisti tendono ad apprezzare molto una separazione chiara e netta fra il tesoro e la banca centrale. Questa separazione c'è abbastanza in questo paese, come in altri, come in Italia, come altrove, in Europa, e credo che sia una cosa buona. E non credo che diciamo, la collaborazione fra Yellen e Powell significherà mancanza di indipendenza della banca centrale. Credo che la questione fondamentale sia comunicazione. Credo che Powell e Yellen si capiranno. Oggi non tanto Mnuchin per sé, ma in generale è come dire, impossibile. Io credo molto difficile per la Fed avere rapporti con questa amministrazione. Il presidente in particolare ha twittato che Powell era il nemico maggiore della Cina, un nemico degli Stati Uniti, peggio della Cina, cose di questo tipo. Queste cose, come dire, non si fanno, sono folli, ovviamente lasciano dei segni. Per cui io credo che il problema fondamentale non sia collaborazione, sia realmente comunicazione. Io credo che si ritornerà a una Fed che può parlare col Tesoro e viceversa, ma si rimarrà con una banca centrale indipendente, che è assolutamente fondamentale. Ecco, invece per quanto concerne l'inflazione, che è stato possiamo dire, il headache, ovvero è stato proprio un motivo di mal di testa per tutti i banchieri centrali nel corso dell'anno, ovviamente mi riferisco del 2020, quali sono le prospettive sull'inflazione, soprattutto per quanto concerne gli Stati Uniti? Onestamente, anche lì non lo so, faccio fatica a dirlo a breve. Io credo che ovviamente ci saranno credo che la politica monetaria in realtà in questo paese non cambierà molto. Credo che Powell sia riuscito comunque appunto a mantenere l'indipendenza nonostante questi attacchi e credo che Yellen non come dire, non cambierà questa situazione. Credo che gli Stati Uniti ovviamente hanno cambiato recentemente regole di politica monetaria abbastanza chiaramente, cercando, come dire, in forme maggiormente rilassate, in modo da cercare di generare più inflazione e a breve e credo continueranno a farlo, continueranno a mantenere questa politica e speriamo che abbia successo. Vorrei spostarmi verso l'Europa un attimo perché ecco, una settimana estremamente importante. Domani parte il Consiglio europeo, ma non solo, c'è anche l'incontro della BCE. Oggi la votazione in Parlamento, ovviamente per quanto concerne la riforma del MES. Vorrei fare una specifica per chi ci segue perché c'è stato un dibattito molto importante per quanto concerne il MES. Il cuore centrale della riforma del MES è la funzione di paracadute finale o il cosiddetto backstop del fondo unico di risoluzione delle banche, ovvero fondo salva banche, non fondo salva stati. Questo è un punto abbastanza importante. Oltre al backstop, la riforma del MES prevede anche una semplificazione, un rafforzamento delle linee di credito, in particolare della Precautionary Condition Credit Lines, messa a disposizione degli stati membri dell'area euro con fondamentali economici solidi che vengono colpiti da shock avversi, e non solo, prevista anche l'eliminazione del memorandum d'intesa per le riforme, conosciuto per aver imposto in passato condizioni rigidissime alla Grecia. Ovviamente ci sarà una sostituzione con una lettera di intenti al posto del memorandum d'intesa. Quindi ecco, ci sono punti importanti, ma non si tratta dei 37 miliardi come molto probabilmente tantissimi italiani hanno pensato. Poco fa è passato il voto nella Camera, ma non nel Senato. Che cosa significa per l'Italia andare al Consiglio europeo con un Parlamento così, con una maggioranza, non solo Parlamento, così divisa sia sul MES che sul recovery, che lì le problematiche sono, ecco, più di una. Significa come sempre non avere un ruolo reale, ma non tanto perché il Parlamento è diviso. Non abbiamo un ruolo reale in Europa in queste discussioni perché il dibattito è assolutamente folle. Chiunque abbia sentito, abbia ascoltato il dibattito in Italia su queste questioni,
come dire, guarda al paese come a un paese scoordinato, mi verrebbe da dire sbarellato, insomma. Non, questo è, non, non, diciamo, c'è una completa. La maggior parte delle posizioni sono dominate o comunque devono gestire una totale, completa incompetenza da parte del governo anche e da parte delle varie forze politiche intorno. Secondo me l'immagine che diamo è l'immagine di qualcuno che, di un paese che non è serio, onestamente. Non c'è nessuna serietà, non solo nelle politiche, ma proprio a livello del dibattito. È un dibattito assolutamente folle, e quindi è chiaro che il governo in Europa, con un dibattito di questo tipo alle spalle, con un Parlamento diviso, come dire, non avrà un ruolo, non potrà essere ascoltato, non c'è serietà. Ecco, invece c'è stato anche un dibattito per quanto concerne la cancellazione del debito, un dibattito partito di alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle. Quali sono le sue posizioni? Anche questo è una completa e totale follia. Non c'è, come dire, la questione non è tanto la cancellazione del debito, che è una stupidaggine, ma possiamo pensare a una forma di sterilizzazione, di monetizzazione parziale del debito. Sono tutte cose che si possono fare, bisogna capire quando si fanno, come si fanno, come si può garantire che sia una volta sola, non sempre, tutti i meccanismi. Sono cose complicate, e che sono trattate in maniera così semplicistica, nel paese da non, come dire, ancora una volta, che non si possono prenderle sul serio, non si possono prendere sul serio. Cioè, non è solo una questione legale, è proprio una questione, diciamo, di struttura economica. L'idea che si possa monetizzare senza, come dire, costi per niente e per nessuno è ovviamente un'idea balsana. Si può fare ogni tanto, una volta sola, in certi momenti, in certe condizioni, ma questa idea che il paese pensa che, okay, con un tratto di penna si cancellano i debiti, è una cosa che ovviamente non sta in piedi, qualunque persona ragionevole lo comprende. Questo non vuol dire che non si possono fare meccanismi, appunto, che non sia il caso, ad esempio, che la Banca Centrale, la Banca Centrale Europea possa in qualche modo, in qualche forma, intervenire sterilizzando il debito, eccetera, per una volta, sotto alcune condizioni, eccetera, eccetera. Ma è questa idea generale che non abbiamo capito, ma possiamo fare, no? Che la gente non ha capito, ma ci stanno trattando male, possiamo fare qualunque cosa ed è tutto gratis, ovviamente è una stupidaggine, non viene presa sul serio. Intanto, ecco, vorrei approfondire anche il dibattito per quanto concerne il Recovery Fund, che forse è un dibattito ancora più importante perché è un progetto che non deve fallire assolutamente. In alcun modo resta la tensione però nella maggioranza sul Recovery Fund con il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, che boccia la task force che è composta tra l'altro dal Presidente del Consiglio Conte, Roberto Gualtieri del PD e il Ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli che fa parte ovviamente membro del Partito di 5 Stelle. Questo è che non piace ad Italia Viva, Conte è stato accusato di prendere decisioni così importanti in autonomia. Secondo lei questa critica è ragionevole o meno? E che cosa significherebbe per l'Europa un ritardo importante del recovery perché ci sono problematiche non solo all'interno dell'Italia, ma anche con l'Ungheria e Polonia che tra l'altro secondo la stampa internazionale sembra che stanno andando verso una via ecco, di compromesso. Sì, dunque non so molto sull'Ungheria e la Polonia. Per quanto riguarda l'Italia, ho visto appunto le discussioni di Italia Viva sulla questione della centralità e delle decisioni accentrate e mi sembra perfettamente ragionevole. Ora, io credo che la loro posizione sia motivata politicamente, stiano, come dire, agendo per strategia politica, ma anche questo è perfettamente ragionevole. Io credo che sì, che sia vero che il governo italiano
stia agendo, diciamo, stia prendendo, accentrando poteri decisionali fuori dal Parlamento, usando Covid come l'epidemia, come una scusa in parte ragionevole, non è, è una scusa in parte ragionevole, ma credo che stiano oggettivamente esagerando. Credo che tutte queste decisioni per decreto del Presidente del Consiglio siano francamente assolutamente estreme. Credo che l'idea di accentrare su scelte, diciamo, di accentrare le scelte che riguardano il Recovery Fund su un gruppo di personaggi scelti dal, per quanto, come dire, nobilissimi, ma scelti dal, direttamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e che dà loro, se capisco bene, come dire, poteri al di fuori del Parlamento, sia troppo. Io credo che Italia Viva sia abbia una posizione perfettamente ragionevole su questo. Quindi lei crede che se ci fosse un ritardo del Recovery Fund o del Recovery Plan, possiamo chiamarlo come volete, potrebbe essere in pericolo l'integrità dell'Unione Europea, soprattutto della zona euro? Sì, dunque, non è facile mettere in pericolo l'identità della zona euro, però sì, certamente si va in quella direzione. Non credo che questo avrà, come dire, effetti drammatici, ma credo che sì, che si vada in quella direzione, sì. Ecco, ultimissima domanda: in assenza di forti aiuti, di ovviamente di pacchetti fiscali, perché tuttora stiamo attendendo il Recovery Fund, tuttora stiamo attendendo questo secondo pacchetto di aiuti fiscali anche negli Stati Uniti, saranno come sempre le banche centrali a sostenere il recupero dell'economia e, come dire, a spostare i mercati? Ci proveranno assolutamente. Le banche centrali hanno questo ruolo, lo hanno fatto a mio avviso bene, sia in Europa che negli Stati Uniti, e sì, credo che continueranno a farlo. Grazie mille ad Alberto Bisin, Department of Economics, New York University. Grazie mille per essere stato con noi. A presto. Grazie a lei.